Allora, sono pronta, sono pronta. Oggi voglio finirlo. Chissà se riuscirò in questa impresa. Duca dice di no perché si sta disagiando. Ha appena detto che le disagi is real, quindi non lo so. Controllo se il livello è giusto, il livello è giusto. Direi che posso fare un po' di capelli. Un po' di capelli. Andiamo coi capelli. Colore giusto, sì. Usiamo un altro pennello, però. Aerografo. Ok. Un po' più piccolo. Guarda lì, mi sono persa un pezzo di Lainard. Ciao Melissa, come stai? Brava, che dai da mangiare a Duca. Ho appena scoperto di essermi persa un pezzo di Lainard e quindi debbo sistemare subito, se no me lo riperdo. Guardalo qua. Volevi sfuggire? Volevi? E invece... Comunque oggi, per la felicità di Leonida, che ancora non è arrivato, confido che arriverà prima o poi, ho cambiato playlist. Se non va bene neanche questa, non so cosa fare. È sempre una playlist sul tranquillino andante, però vedremo cosa ne dirà. Che non dica che non lo penso. Guardi se gli piace, vabbè, io ci ho provato. Deve apprezzare lo sforzo. Minimo. Ormai è Leone di Niego, sì, non va bene niente. Però ci si deve un po' accontentare anche, ho sbagliato. We'll be right back.
Hai preparato il martello per Leon? Ma ne usi uno diverso, uno per Spike e uno per Leon? Hanno il martello personale? Variano le tonnellate? Raccontami i tuoi segreti, Melissa. No, ma io sono stordita. Cioè, ho cancellato prima. Qua non va il colore iris, non va. E ti dico che non va, e non va. Non ti intestardire. Oh, così. Così è giusto. Eccomi, arriva di corsa in jump. Aia, eccala. Non va, esatto, non va. Dipende, ormai picchio solo Spike, però se Leon dice che non gli va bene neanche questa playlist, potrei fare un'eccezione. Ecco, brava. Tu tieniti pronta con un martello apposta per lui, che appena arriva in caso, tac, bonk. Salve Spike, come va? Come stai? Tra l'altro ieri sera io e Spike abbiamo fatto una chiacchierata e attenzione, mi ha detto che Melissa tu gli hai fatto il come si chiama? Il piedistallo? No, non è un piedistallo, poggiafoglio, non è un poggiafoglio, piano inclinato. Che brava che sei. Mi ha fatto vedere un po' il suo rennio. Che meraviglia. E poi ci sono io che sono tutta storta sulla sedia scomoda, tutto a Tetris. Vabbè, sto abbastanza bene, abbastanza bene. Ho sonno, stamattina mi sono svegliata che ero tutta acciaccata, ma adesso mi sento meglio. Ma so che alla fine di queste 2 ore avrò di nuovo male dappertutto. Io me lo sento. Ok, riprendiamo qua. Questa linea qua non è bellissima, vabbè. È vista mediamente ordinato, si lamentava che non aveva un piano inclinato, volevo regalarglielo, ma visto che mi diverto con abitatori e legno di recupero, gli ho fatto quello del tavolo luminoso. Bravissima. Sì, sì, molto bello. Quindi ti piacciono questi lavoretti un po' di bricolage? Che brava. No, io praticamente ho il... Diciamo che uso la custodia per l'iPad che si può inclinare in 2 posizioni, o in 3 in realtà se consideri piatto,
la metti dietro la pateletta che copre l'iPad, la metti dietro e diventa piatto, se no la accartocci e lo puoi mettere tipo, non so che inclinazione ha, però inclinato, se no lo ribalti e ti fa tipo da stand per lo schermo. Non so se mi sono spiegata, ma non importa, anzi posso fare una foto da mettere su Discord ora per far vedere com'è la questione in questo momento. Ecco, magari cerchiamo di fare una foto abbastanza decente. Vediamo, eh. Ma voi abbiate fede che prima o poi qualcosa esce. Allora, così. È tutto giallo, è la luce gialla di questo posto. Orribile, vabbè, fa niente. La metto su Discord. Che tra l'altro avevo chiuso, non si sa per quale motivo. Ok. E l'ho messa. Proprio. Ecco, brava Melissa, usa Spike per sbirciare. L'ho messa adesso nella sezione arte, boh, non sapevo dove metterla visto che l'ho messa lì. Ok. Io ho paura. Tra un po' avrò finito di fare i colori piatti e verrà il momento che temo. Che sarà quello di mettere le ombre e le luci. Cosa nella quale io sono molto scarsa. Sono la mia nemesi. Colorare è la mia nemesi. È così bella la linea, ma facciamo solo linea, sì, che se ne frega. Colore. Chi lo vuole il colore? Ciao Simo, come stai? Hai avuto il risultato dell'esame? Dun dun dun.
Ma veramente, Simo? Mi spiace. Per sfogare la rabbia sono uscito mezza giornata. Vabbè, dai, andrà meglio la prossima volta. Non sei messa male, dai, ho visto di peggio. Sì, grazie Spike. Anch'io ho visto di peggio. Cosa vuol dire? Anch'io preferisco il bianco e nero, cioè nei disegni di Spike sono quelli che mi piacciono di più. No, vabbè, a me il colore piace, mi piace molto. Solo che fatto dagli altri mi piace. Perché io sono scarsa. Poi è anche vero che ci sono tanti stili di colorazione. Io scelgo questa cosa un po' più minimal. Dovrei allenarmi a, insomma, ecco, a fare delle robe un po' più, però non mi sento a mio agio. Questo waha sembrava Mario. Disage. Non si può dire niente. Oh mamma Spike, lo dico anch'io, non si può dire niente. Hola. Ma dai, su, ne dovrei fare talmente tanti, Simo, di esami. Nella vita le cose possono anche andare male, eh? L'importante è che la prossima volta studi di più, ti prepari di più, prendila con filosofia, è un'occasione per migliorarti. Mettiamola così. Tanto indietro non si torna. Da lì fai meglio. Forza e coraggio, come si dice. Anche perché se ti abbatti al primo esame, non va mica bene, eh? Ok, e i capelli hanno il loro bel colorino piatto. Poi, cosa manca? Il bianco dell'occhio, che non si capisce, ma c'è, cioè ci deve essere. Quindi questo sarà bianco veramente? Sì, dai. Altre parti che vanno fatte col bianco? Nessuna, credo. Ok, poi. Sono posti i contorni, qui ci sono sbavature, non mi pare. Invece mi pare di sì, guardala qui.
Guarda qua. Guarda qua. Dove ho fatto la trasparenza. Sì, questi potevo anche evitare perché tanto poi ci dovrò colorare dentro. Ok. Resto qua va bene e anche qua va bene, possiamo rimettere il bianco, non è vero, ho sbagliato livello, fantastico. No, rinunciare agli studi per il primo esame andato male? Ripeto, nella vita sai quante cose vanno male? Ti devi rimboccare le maniche, cioè non è che al primo ostacolo boom, mollo. Non funziona così. I fallimenti sono contemplati. L'importante è imparare da quel fallimento, capire cosa hai sbagliato, perché è andato male, fondamentalmente. Farti magari anche spiegare dal prof che cosa non andava bene, su che cosa ti devi focalizzare per capire, e la prossima volta non fare la stessa cosa, no? È importante anche capire dove hai sbagliato e come mai è andato male, no? Io cosa ho usato per fare? Ho usato questo chiaro qua, vero? E questo? No? Non è questo? È tipo questo, mi sa. No, è questo? Devo prendere un secondo, che mi ricordo che è sul grigino la, il colletto della giuacca. Allora, fammi prendere il disegno originale. Sì, è sul grigino. Potrebbe essere questo. Ma io sono un po' stordita perché la giacca sotto qui, Iris, è in un disegno di un colore, nell'altro disegno di un altro. Benissimo. Beh, per me è grigina, quindi devo cambiare la line art anche di questa. Ma sta bene sto grigio qua? E poi non è un grigio, è più un azzurro. Oh, questa line art qua non va bene, mi sa. Scusa, fa vedere una roba. È questo grigio qua. Grigio, che in realtà è più azzurro che grigio. Ho una crisi di colore.
questo è più è scuro. È troppo azzurro. E io lo frego all'altra palette. Prendo questo. Ma è scuro anche questo. Disagio. Questo è grigio? Sì, è un grigio. Sì, credo che farò questo. No, però qua. E poi farò... È troppo chiaro? Che sono online e 30 minuti dovevamo fare calcoli, mi spiegate come fai a fare calcoli grafici e compagnia bella in 30 minuti? Non lo so, però se l'hanno studiato così vuol dire che va fatto così. Sì, credo che farò questa roba qua, credo che cambierò il colore della line art da questo, questa specie di color petrolio chiaro, questo qui, a questo grigio qua. Vado a farlo. Sto usando quello più scuro, sì. Cioè, sto usando questo, vero? La crisi del colore è iniziata. Sto colorando nel livello giusto, sì. Perché mi puntini, Spike? Qual è il problema? Non puntinarmi, che già... Vivo nel disagio. Chi è arrivato? Cosima, grazie per il raid. E ciao agli amichetti di Cosima. Grazie per il follow, Angel Linux. Ciao Retropie. Come va Cosima? Come è andata con Clovisso? Questo Resident Evil 5. Ciao Big Boss, benvenuto. Come è andato questo Resident Evil 5, Cosima? Narrami. Raccontimi, dimmimi, dove siete arrivati? Ciao Angel, benvenuto a Clovisso Messere, buonasera a lei. Come sta Clovisso? Come sta? Grazie per il follow, Big Boss. Messere, punto esclamativo. Tanto voglio sempre sapere come mai Spike mi ha puntinata brutalmente. Sta bene? Come va la tosse? Che ieri l'ho sentita ancora un po' così. Ciao a tutti Pippi. Bella voce, una voce radiofonica, grazie. Grazie Angel. Sta facendo una run per raccogliere i tesori su Resident Evil 4, Simo, lo vuoi completare al 100%? Perché non ha il platino, mi pare, sulla Play 4. Io l'ho fatto sulla Play 3, su Play 3 non aveva il platino, solo il 100%. Perché fischietti, Spike? Voglio sapere perché fischietti. Parla, dimmi, qual è il problema? Permane un po', ho notato. Ma non prende niente? Non prende uno sciroppino? No?
Adesso Spike starà dicendo: ecco, si complica di nuovo la vita, sta ricolorando la line art, non poteva farlo prima. Questo è quello che sta pensando Spike, per quello che fischietta. Mannaggia lui. Col suo fischiettare Spike in realtà mi sta picchiando fortissimo. Sta disapprovando. Sta disapprovando il metodo. Non ha platino da nessuna parte, ecco, bravo che l'ho visto. Eccoti Cosima. Intanto Big Boss e Angel si dicono i segreti tra di loro. Ho preso qualcosa, ma adesso dovrà passare da solo. Ho chiuso tutte cose, oddio. Bene. Ma non posso più fare niente che partono subito le azioni. Non lo so, prima puntini, poi fischietti. Scusami se per me sei sospetto. Io te lo dico. Sei sospetto. Certo, voglio tutto, armi infinite, costumi aggiuntivi, c'è un motivo, non mi rompe coglione esperto. Bravo, io ho fatto la stessa questione che la partita a... si chiama esperto, no, si chiama professionista, non mi ricordo come si chiama, su Resident Evil 4, però ho sbloccato il costume, quello con Ashley in armature, così almeno di lei non mi devo preoccupare. Pensa te che big brain. Quindi ho fatto la run alla massima difficoltà con l'amica Ashley armaturata in modo che non la potessero catturare, e anche così ho sclerato di brutto. Sì, abbastanza bene così, ma ho sonno, ma bene, professionista, esatto, ho sonno, ma questa cosa non mi fermerà. Certo che però se mi perdo in Chuanchue non lo finisco nemmeno oggi, e io lo devo finire, lo voglio finire. Perché mi ha rotto? No, scherzo. Perché lo voglio vedere finito. E anche perché un po' mi ha rotto. Però non ditelo a nessuno che mi ha rotto. Non lo dite. È un segreto. Tra me e questo disegno. Anzi no, tra me e voi. Il disegno non lo deve sapere. Se non dormi, pure sospetto, mo. Se facessi sedimento al muro una lacrima di socca al viso, vabbè, che immagine molto drammatica. Mai usata armatura, è brutta, vabbè messere, ma che se ne frega, tanto non la deve guardare, la deve piantare lì, la può usare anche come esca, la piazza lì, le dice di star ferma e lei viene picchiata mentre Leon si occupa dei mostri, dei ganalos, capito? Tutta tattica. Lo so che tu vuoi guardare il suo equipaggiamento tettale, però abbi pietà. Io preferisco avere vita facile piuttosto che guardare il suo equipaggiamento tettale. Che poi mi sta pure sulle balle lei. Voglio dire, a chi? Non sta sulle balle, saranno in tre quelli che la amano. E io non sono tra quelli. Estetica prima di tutto sì, ma anche no, dipende dal gioco. Si fa di Chicago e di Rocket, bravo Rocket, sempre comunque Rocket è la vita. Se vuoi gli faccio prendere una testata sul muro, basta che me lo dici. No dai, risparmiamolo, un po' ragione, non ho dormito tanto. È vero, mea culpa, però mi sono persa, ho visto video, ho guardato Pen Display fino a notte fonda sognando ciò che non avrò mai e niente, è andata così,
Stanotte andrà meglio, stanotte dormirò. O forse no. Che poi Iris, ma perché vuoi un pen display? Che te ne fai un pen display che c'hai il tuo iPad Pro? Che ormai è un po' vecchietto, ma ancora dà tante soddisfazioni, guarda qua. Lascia stare i pen display che li devi collegare al PC. E poi c'è l'effetto parallasse, ma no, tieniti il tuo iPad Pro finché vive, ed è quello che farò. Ma io mi sono dimenticata che questo è su un altro livello, mi posso sbizzarrire, vai, le. Qui però c'è un fatal error. No! Cosa ho combinato? Questo devo prendere. Tac. Fatal error sistemato. Ma anche qui c'è un fatal error. Mannaggia. Chi è stato? Ma le armi speciali non le fa usare esperto facendo difficoltà normale, solo i costumi. Non mi ricordavo di sta cosa. Beh, il Rocket comunque, avendo 1 milione, te lo puoi comprare. E il costume è quello che ti facilita comunque. Un po' ragione, aspetta che devo clippare, vabbè. Chi troppo vuole, esatto. Buonasera, signor Papero. Come va? Come va? In diretta dal lavoro? No, non è in diretta dal lavoro. Oggi è di riposo, vero o falso? Vero o falso? Bravo Simo, iPad Pro stagionato ma col cuore sempre giovane. Lui ci crede, ci sta credendo ancora. E vabbè messere, ma già se ne va, se ne va. Ma perché Jack se ne va, Jack? Non resta Jack, non vuole restare. E niente Clovis, con una lacrima sul viso la saluto. Addio messere, addio, addio. Buona serata, si riguardi, mi raccomando, si riguardi, per carità. Allora, io però sono andata fin di là, che ho roba da finire di qui. Sto facendo? Sì, giusto. Basta, andiamo veloci, che se no qua non si porta a casa il risultato. Per chi non sa perché sto facendo questa cosa, perché? Perché sto facendo un Draw This in Your Style da Instagram, sto rifacendo, non so cosa ho fatto, quello che non dovevo fare, probabilmente sto praticamente rifacendo un disegno con il mio stile e mi sono detta perché non farlo live, e quindi lo sto facendo. Adesso vi linko il disegno che sto rifacendo, se ce la posso fare in questa vita. Ok, lo sto facendo un po' così e un po' perché con questo Draw This in Your Style c'è in palio una XP Pen Artist 12. Questo è il disegno originale. Ho linkato giusto? Avrò linkato giusto? Vediamo. Ho linkato giusto? Sono troppo forte, troppo avanti. Quindi questo è il disegno originale che io sto facendo con il mio stile. E ma va? E niente. E ma che tragedia drammatica però, vabbè Spike. Le bestioline facevano casino, s'azzuffavano, allora Cosima, allora li fai azzuffare. E con i cuori infranti dal dolore si apprestarono a dire addio al loro compagno di avventure, Clovis 89.
gli abbiamo detto addio, l'abbiamo salutato. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti perché ahimè, ahimè, il disegno non si colora da solo, purtroppo. Però anche tu, attrezzati, no? Colorati da solo un po'. Devo fare sempre tutto io. Sempre tutto io. Guarda qua. Lì ho già visto una boiata, ma vabbè. Cosa ho combinato lì? E perché ho potuto farlo soprattutto? Fermi tutti. Fermi tutti. Noiris. E certamente. Ok, adesso riblocco l'alfa, i tech. E procedo. Bene, ma non benissimo, comunque lì, aspetta un attimo. Così meglio. Ok, riprendo il grigio e vado. Senti questa musica? Ho scelto bene oggi, eh? Mannaggia Leonida che non è ancora arrivato. Con questa musica meravigliosa. Brava Cosima, guarda. Non riesce a guardare, fischietto. In che senso? Cosa non riesce a guardare? Sto ballando. L'oracolo si è rotto. Sgranchirsi, siediti bene. Vabbè, starà dormendo, poverino, ancora presto. Se Spike ha detto che mi devo sgranchire, allora aspetta però, eh. Aspetta un attimo, Spike, faccio questa linea qua e adesso mi alzo e mi sgranchiscio. Dai però, anche te, ti pare di farmi alzare? Ho mentito, non mi sto alzando. Voglio finire questa. Un momento, mi alzo. Ok, mi sono alzata. Ah, credo di aver fatto crack in ogni parte del mio corpo. Ok, mi sto sgranchendo. Aia, ho fatto ancora crack. Poi bevo anche, già che ci sono. Adesso sentirete un casino infernale perché mi risiederò bene, come mi ha detto Spike. Mi risiederò bene. No. Ok. Come diceva Lara Croft. E dopodiché clicca un po' lì. C'è anche Mr. Bolla, ho visto, e adesso arriva anche Mr. Bolla. Pure... No, Mr. Bolla, basta. Anche con Mr. Bolla io vi direi di tapparvi le orecchie, perché, disclaimer, potrebbero implodere, quindi... Mi fa male, Mr. Bolla, mi fa male! Io vi avevo avvisati. E poi, quello che succede, succede. Io ho cercato di fermarvi.
Scusate, oggi sono un po' assente, ma sto sistemando cose. Ah, cosa sistemi? Io mi faccio gli affari tuoi. Allora, no buono. Quindi. Adesso vi leggo. Mister Bolla, come Mister Bolla, chi è Simo? Come Mister Bolla, chi è Simo? Bioshock, Bioshock, la sorellina di Bioshock. Cosa hai visto? Spike, che cosa hai visto? Forse in te uno schiaffo, ecco. Sistemo tutto quello che ho messo in giro per la live, ecco. Oggi bella musica, hai visto? E non c'è Leonida per apprezzare, io l'ho cambiata apposta per lui, perché si lamentava. Credo di aver fatto proprio una scelta bella oggi, bella 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 in modo assurdo, e lui non c'è. E lui non c'è, starà dormendo, si starà pettinando i capelli, non lo so. Starà smacchiando i giaguari. Ecco, Spike è stato picchiato, giusto per non perdere l'abitudine. Mi ricorda un po' Blade Runner, sì, è una playlist Vaporware. Vaporware, I don't know. C'è sempre qualcosa che hai fatto, esatto, brava Cosi, ma vedo che hai colto proprio il punto, che in ogni caso non sbagli mai a pestarlo. Illazioni, calunnie, menzogne. Puniamo anche Leon, ma Leon non c'è, quando si palesa verrà punito. Cioè quando si paleserà verrà punito. Allora, cos'altro devo cambiare? Questa? E devo cambiare anche questa. Io non so la cattiveria proprio, ma quale cattiveria? Fa basta, sono qui, non c'è bisogno che lo scrivi. Nel dubbio è meglio sempre comunicare
più volte, con più mezzi di comunicazione, te lo dice e te lo scrive. Così magari lo capisci meglio, no? Sì, adesso però possiamo fare anche così, no? Di più. Guarda qua. No, uno no. Neanche due, dai. Sei. Sei è forse troppo. O forse no. Ok, allora li a posto, adesso posso riempirli di colore, quindi torno sul livello del colore e li riempio con quello più chiaro che è questo dei tre. Sta venendo proprio bene? Sì, non lo so. Qual è quella linea? Spike? Come è finita con Spike e colori? È finita che io gli ho dato il mio disegno da ricolorare. E lui, nei ritagli di tempo, quando vuole lo fa. Credo che intendesse quello, Spike. Allora, ok, colore base. Cosa ho fatto? Vedi a non fare un livello per ogni elemento? Succedono queste cose. Sto colorando sul livello giusto? Sì. Sai mai che la faccio grossa?
Si copre la faccia con le mani come bimbi terrorizzati. Vabbè, io... Continua pure a... Tieniti i tuoi segreti, Spike. Bravo, tieniti i tuoi segreti. Guarda, non mi dire che cosa hai visto. Va bene, bravo, bravo, complimenti. Bravo, come direbbe Xella Guion. Visto che Cosimo ha fatto Resident Evil 5. Rimaniamo in tema. E vabbè, senti, questa la facciamo così, tiè. Chi se ne frega. Oh no. Io sono pronta, ma guarda, tra un po'... Anch'io dico tieniti i tuoi segreti. Sì, dice, continua a dire che lui ha visto, che lui ha fatto, e si tenesse i suoi segreti. Fa niente, tanto prima o poi mi accorgerò anch'io se è una roba palese. Oppure no, ma tanto questo disegno sarà piccolino perché finirà su Instagram, quindi... Quella linea a destra con la piega verso sinistra, verso l'alto ma in basso. Non ho capito. Non ho capito. Non so di cosa stai parlando. Si fa come... Fa come quando dai numeri. Questa! Guardali! Fermali! Guarda qua cosa ho trovato. Uè, ma chi ti ha dato il permesso? Chi ti ha detto che potevi? Uè. Questa anche. Pensate, oh. Steline che fanno quello che vogliono loro. Qua comando io, eh. Fare le mie linee. Aspetta che nella retina c'è una roba che non va bene, però fermali. Tu non vai bene. Adesso sì. Voilà. Guarda qua che cosa è successo anche. Mannaggia. Ma cosa ho fatto? Adesso sì. Comunque vedi che ho trovato qualcosa lo stesso, anche se tu scherzavi. Scusa se mi permetto, ma ora ci sta Spike. Ecco, si è infuocata, hai visto? L'ha infuocata. E mo? Che facciamo? Chi la spegne? Dovrà sfogare la sua ira su di te. Se tu facessi il bravo, tutto questo non succederebbe però. Caro Spike. Carissimo Spikeocchio, amico dei tempi felici. T'ho cantato anche la canzone, cosa vuoi di più? Spikeocchio. Che bello, mi riposano, cazzate voi, bravo, cazzate voi. L'ha infuocata, sì, l'ha infuocata. Chi paga i danni adesso? Che mi brucia tutto? Ed è inutile piangere, Spike, è inutile.
No, però aspetta, se piangi estingui il fuoco. Quindi piangi, fatelo piangere di più. Così spenge le fiamme. Mi sono immaginata Cosima che vola stile Dimitrescu. No? Ma che cosa sto facendo? Ma quella la roba bianca lì. Va bene, brava, complimenti. Proprio così. Ah, ecco. Stavo dicendo, mi stavo immaginando Cosima stile Dimitrescu che vola e che combatte contro Spike. Con le ali da pippi, brava, esatto. Solo che al posto che essere tipo un drago, te sei un pipistrello gigante. E non farla inalberare, perché se si inalbera poi diventa come Miranda, capito? Sempre di Resident Evil Village. E quando diventa come Miranda è un problema. La Mirandona Rose, yes. Questa però solo per chi l'ha giocato in inglese, questa citazione. La Mirandola. Va bene. Manca il Reggie Pops che è scuro. Scuro, è di questo scuro. Infatti non sapevo se farlo direttamente così quando l'ho fatto sul disegno, però colorerò qui. Ha lo stesso colore della line art, che è questo non nero, è un blu molto scuro. Perché vogliamo ricordare che in questo disegno non c'è nero, non ce n'è. Spike, ti sfido a trovare del nero in questo disegno, non lo troverai, non ce n'è, no nero. Comunque la canzone mi sta facendo ballare, eh? Vai, balla. Sono sempre più scioccata dalla cattiveria, io che sono un angioletto. Sì, ti sono spuntate le corna, guarda, e le ali da demone, talmente sei anagiuelico. Ogni tanto controllo di star colorando sul livello giusto, perché qua a sbagliare un attimo. Sì, guarda, veramente falso come Judas. Anzi, come Judas. Come diceva la mia amica Lady Gaga. Guarda che il mio iPad non ce la fa, ok? Va bene, vai con la manica. Cosa hanno visto i miei occhi?
Guarda come vengono su le magagne. Guarda lì. Guarda che schifo. Quella linea. Che è successo a questa linea qua? Che non va bene. Ok. Altra manica, altra manica. Fatemi poppi, sta a vedere Meli. Buoni poppi, i poppenzi cornenzi, anch'io li voglio. Dammi i poppi corni, dammeli. Ma perché io non li ho? Aspetta Cosima, ma sono quelli fatti da tua oppure quelli del sacchetto? Perché quelli del sacchetto non è che mi piacciono molto, preferisco farmeli. Quelli del sacchetto sono sempre super super salati, troppo salati, troppo. Per dire, a me i popcorn piacciono anche senza sale. Ma cosa ho fatto lì? Torniamo un secondo sul disegno. Basta. Un secondo. Sì, va bene, va bene, va bene, complimenti. Scusa? È su un altro livello? Non sto capendo. Vabbè. Dov'è? Ma perché? Perché rimane questo schifo qua? Da dove viene? Oddio! Cos'è questa stregoneria? Cioè, perché rimane questo schifo? Fermi tutti. Via tu. Non è bloccato l'alfa. Lasciamo stare. Era bloccato l'alfa. Io non ho parole. Beh, va bene, complimenti. Complimenti a me. Per aggiustare una cosa, ne ho disfatte 20. Disfatte? Non so parlare, Jack. Blocca l'alfa, per carità. Metti il colore base, grazie. Sono nel sacchetto, mi prendo quelli del Conad e sono perfetti. Non c'hanno troppo sale, quindi. C'è da dire che non li ho. L'ho scritto per fare la battuta. Come non ti piacciono? In che senso non ti piacciono? Allora, Spike ha di nuovo fischiettato e di nuovo puntinato. Allora, Spike, qual è il problema adesso? Mannaggia alla pupazza. Adesso è giusto? È giusto.
Ancora non mi sto capacitando di come sia possibile che a Cosima non piacciono i popcorn. Perché? Cosa ti hanno fatto di male? Sono così buoni. Li odio perché sono cattivi, si infilano tra i denti, preferisco le patatine. No, no, no. Cioè sì, si infilano, però sono buoni. E io li voglio. Li voglio. Li voglio tipo adesso. Brutti e cattivi, facciamoli scoppiare. Cosa ho fatto lì? Tranquilla Iris, i contorni li hai fatti così, per andarci dentro. Brava, complimenti. Perché è così che si fa. Che fa signor Popcorn? Si insinua. Brava, comprali per me e per Meli. Che ce li mangiamo noi, se tu non li mangi. Non ti preoccupare che non vanno buttati. Ho ho ho. Con me poi di sicuro no. Sto colorando sul livello giusto? Sì. Ho avuto un momento di disagio. Però forse dovevo farlo un po' più chiaro. Forse, mannaggia me. Sei offesissimo, perché sei offesissimo? Non ho capito perché si è offeso Spike completamente a caso. Cioè non si capisce. Non si capisce perché si sia offeso. Vediamo come sarebbe. Sì, va così. Vediamo se riesco a fare la furbata. Taci che è venuta. Non lo dite a nessuno. Ah, che bello. Ah! Ma quindi io se faccio così? Ho chiuso bene tutti i contorni, quindi brava a me, brava a me. Diamo una ripassatina. Qui. Lì mi sembra che va di bene. E poi finiamo qua.
Ok, credo di averla colorata tutta coi colori piatti. Adesso viene l'incubo. Ma perché? Ah, perché vuoi popcorn anche tu? Ora viene il brutto, il bello. Aiuto, Jack. Non voglio. Non voglio farlo. Non sono capace. Allora, facciamo una roba più o meno facile. Non c'è niente di facile. Niente, niente. E non dire alleluia in quella maniera, Spike, perché ecco. Allora, ok, cosa che nessun occhio umano vedrà, ma c'è. Fate kombucha e che termine vintage. Con Meli mi trattate male. Scusa, però se dondoli sull'altalena sei felice. Avete visto tutti? Sta dondolando sull'altalena, quindi è felice. Quindi nessuno le ha fatto niente, giusto? State vedendo anche voi. Questa qui, tra l'altro... No, stavo dicendo, questi sembrano i Paramore, questi sono i Paramore. Non va bene. Doveva essere no copyright. Mannaggia. Riconoscevo io il modo di cantare. Ho preso il colore giusto, no? No, che non l'ho preso. Devo prendere questo prima. Chiudi tutto. Ma sì, ho chiuso tutto, ma ti pare? Che fregatura. Brava, dai da mangiare a il caro Duca, perché così punto. Allora, aspettate un secondo che sto guardando. Vedere una roba del disegno originale. C'ha un po' di truccage o no? Circa quasi.
Perché piangi, Spike? Do da mangiare a Duca perché qualcuno stasera solo pane azzimo e acqua piovana. Ah, ecco, ora ho capito perché piangevi. Ne hai ben donde. Ne hai ben donde per piangere queste lacrime amare come la vita. No, non so se mi piace. Grazie a te Cosima per la compagnia e grazie ancora per il ride. Buona serata e buona cena per dopo, soprattutto. No, va bene quello. No. Ma caso fatto, non lo so neanch'io. Anzi. Thank you.
Va bene, brava. Complimenti a me. Thank you.
Quanti strati di ombre fa? È solo uno. Non lo so, non lo so. Non lo so. Perché ti pare? Dovevo pianificare, ma cosa ho pianificato? Un bel niente. Il che non mi rende onore. Fermi, questa sembra Sweet Dreams. No. Mannaggia. Di solito ne faccio uno. Però non lo so, dipende. Faccio solo due colori, so che non si dovrebbe fare, so che si dovrebbe fare tre, to. Stacca, stacca, esatto, staccato. Ma cosa fa? Ma dai, ok. Va bene, brava, complimenti. Sempre bravissima, complimenti. Ok. Cosa ho fatto? Ce la posso fare, eh? Ce la posso fare, certo Iris. Se però fai così, facciamo prima. Non ridere delle mie disgrazie, tu. Ti vedo, eh? Cioè, non è che non ti vedo, ti vedo. Ti vedo che te la spassi. Beato te. Mentre io sono qui in difficoltà. Ti sembra giusto? A me non sembra giusto. Non lo trovo corretto proprio.
No, facciamo al contrario. No. Tipo. Va bene. Scus non si fa, che cosa non si fa? Che cosa non si fa? Confessa! Brava me. Sto ancora aspettando di capire che cosa non si fa, eh.
Mi si è impallata la chat sul cellulare. Aia. L'ha rotto. L'ha rotto. Sapevo io. Avevo il sentore. Che avesse rotto tutto. Brava me. Ciao Gidano, buonasera. Come stai Gidano? Guarda, mi sono emozionata, sono andata fuori da tutto, ho sbagliato tutto. Mannaggia. Attenzione, attenzione. Ridere delle disgrazie altrui non si fa. Tu stai ridendo delle mie disgrazie, io lo so, Spike. Io lo so. Ti vedo, Spike. Ti vedo che ridi, ti vedo che sei lì beato e dici meno male che non è il disegno mio, meno male che alle ombre non ci devo pensare io. Eh? Sei lì, beato te. E io sono qua che piango e soffro, che non so come devo fare a tirarmi fuori da questa situazione. E tu sei lì, tranquillo, beato, tra due guanciali. Vergogna, vergogna. Vergogna. Dovresti sentirti in colpa, ok? Io te lo dico. Ah, invece non ti senti in colpa? Bravo. Complimenti. Complimenti vivissimi. Chino il capo in segno di prostrazione, sì sì. Prostrati, più giù, come se fossi davanti al tuo sense. Ma non è vero, sei tu il sense, io non so quello che sto facendo, sono io che mi devo inchinare a te. Guarda, non mi inchino perché sennò rimango giù lì così. Però come se fosse. Sì, ma qua ci vuole un terzo grigio. Cioè, ci vuole un terzo grigio qua, io lo dico. È una vergogna.
No, no, anche un quarto no, ti prego. Io non lo so. Ti prego Spike, non dirmi così. Non dirmi anche un quarto. Ti prego, non ce la faccio. Non lo so. Non so neanche dove mettere il terzo. So che ci vuole, ma non lo so. Quindi ti prego, non farmi questo. Non mi dire anche il quarto. Dannato paladino non del palo, ma del bianco e nero. Mannaggia. Fai in fretta te coi grigi. Come li fai le ombre qua? Non lo so. Tu. Non mi dire niente. Questa è un'ombra. No, devo mettere un altro grigio, un terzo grigio, un po' più simile. Un po' più simile a quello della line art, no? Capito? So che hai capito. Brava Melissa, unica speranza in questo mondo di disagio che dà da mangiare al piccolo Duca. Ma io ti dirò di più. C'è una roba di questo genere, guarda. Anzi, o al contrario. Io ce l'ho messo e ora ce lo tolgo, eh? Che tecniche. E io lo vedo Spike che è lì che dice: ma è tutto sbagliato! È tutto sbagliato! Molto probabile. È molto probabile che sia tutto sbagliato. Può essere. Non è che non può essere. Ma io sono la paladina del caso. Io non volevo dirti che stavi ricolorando tutto, però mi stavi cazziando e sono stata zitta. Hai capito? Ecco. Tu no? Che poi prima forse. Aiuto. Qualcuno può farlo al posto mio? Per favore. Così in amicizia. In fondo non è difficile. O no? Chiaro. E da più chiaro di così, dai, no? Cioè, capito? È scuro, no? Perché... No? No? Allora un po' di chiaro anche qua.
Ok, ok, ok. Forse. Ok. Tu pensa quando devo fare i capelli, mi sento male. Non ce la posso fare. Ok, forse, no, non dire forse, ti prego. Io non ce la faccio. Non volevo fare questo. Per i capelli fai come video di ieri, dai profondità ad alcune ciocche. Non dici poco. Dici poco. E manco si vede. Mannaggia. Certo. Cosa ho fatto? Leonida, dove sei stato finora? Ma cosa ho combinato? No, ma andava bene. Leonida, comunque grazie per la resub per 8 mesi. Sono già 8 mesi, mamma mia. Grazie mille, Leonida. Hai fatto una visita. Che visita? Tutto bene, spero. Stai preparando le piadine. Vengo a cena, allora. Aspettatemi. Nessuna piadina venga mangiata senza di me. Dermatologo, tutto a posto? Meno male. Bene. Molto bene. Ok. Forse sto rossetto non è che ci stava in realtà. Non lo so. La realtà è che non lo so. Tranquilla, tanto Spike non mangia. Benissimo, allora quello che non mangia Spike lo mangio io. Qual è il problema? Per
per la bellezza del disegno. Grazie Leonida dei 20 bitte. Sì, va bene, brava, brava. Complimenti a me. Certamente, certamente, era proprio quello il colore che volevo. Come mandare tutto in vacca? Seguite il tutorial. Sì, esattamente così. Lo cacciamo anche fuori di casa, eccala. Ti hanno bucato? Ah, hai fatto la terza dose oggi. È vero, hai fatto la terza dose. Che cosa non dici? Sto di nuovo colorando tutto? Non ho ancora colorato. Fammi colorare tutto, poi dopo che ho colorato tutto ho rovinato tu. Certo. Dopo che ho colorato tutto ho rovinato tutto. Mi puoi dire che devo rifare tutto. Com'è andata? Com'è andata? Hai sentito male? Stai bene? Dimmi. Io devo ancora prenotare la terza dose. Insomma, il senso è che io voglio colorare tutto. Tutto. Ma coloro tutto e poi tolgo, cioè no, no. Ancora mi sto chiedendo perché io stia colorando. Generale, oggi ho fatto il pieno di cazziatoni, mi sto zitto a prescindere, fischietta. No, no. Devi dirmi dove sta andando male. Non ho sentito nulla, per ora sto bene, bene. Cioè, sto cercando di capire, no? Perché se è scuro qui, è scuro tutto, no? Perché la luce è qua da sinistra, in teoria. In teoria. Ma io perché? Perché? Non lo so, cioè, non lo so. Ma non potevo fare la stessa posa? Almeno avevo un riferimento anche per questa roba qua, invece no. Ho detto facciamo una posa diversa, eh? No?
sono fatti miei. Mi devo rimettere a fare copia dal vero e imparare quello che non ho mai imparato. Non sta andando male, non capisco come al solito perché devi terribilmente complicare la vita. Come in teoria, decidi da dove arriva la luce e l'ombrage viene di... Sì, sì, appunto, ma io non riesco a visualizzarmelo quell'ombrage. Adesso, aspetta un attimo, adesso elaboro su questo pensiero. Non mi sto complicando la vita. Ok? Nel senso... Ok, la luce arriva da sinistra, giusto? Quindi quella parte... In teoria mi sembra che sia abbastanza coerente. Mi sembra. Però forse c'è. Non lo so. Io non lo so. Forse c'è troppa ombra. Forse è troppo tutto. Non lo so. Cioè, se sapessi fare questa cosa bene, non avrei tutti questi dubbi, no? Per me è quel viene di conseguenza che non è chiarissimo. Perché, ripeto, faccio molta fatica a immaginarmi i volumi in luce e ombra. E questa cosa per me è davvero difficilissima, non riesco. Non riesco ad applicarle alle mie forme, non riesco. Boh. Non so se sono stata spiegata in quello che volevo dire. Bentornato Simo. E va bene. Niente, se non trasbordo lì. Poi lo sistemo quell'angolo. Oh. E non solo quell'angolo. Se arriva da sinistra, la parte del corpo e dei vestiti saranno più illuminati e avranno le ombre in base ai volumi corporei dalle pieghe dei vestiti. A destra tutto più in ombra con i volumi che scuriscono di più. Per questo ti parlavo di 4 grigi. Ok.
Quindi è troppo scura. Fondamentalmente. Non so cosa ho fatto. No, fa schifo. Illumina di più la parte sinistra. Come tonalità non si è sbagliata. Quindi... quindi fermate, fermate. Allora, ancora di più qua. Non so cosa ho fatto lassù. Cazzata. Farei partire l'ombra poco dopo la bretellina, andando via via a scurire quando ti sposti sulla scapola destra. Cioè, quindi per te tutta questa parte qui, aspetta, non so scrivere. Per te tutta questa parte qui, questa qui è in luce? Cioè, tutta questa parte qui in luce? Cioè, sarebbe tutta in luce? No, non ho capito niente. Aiuto, Jack! Devi dare le ombre braccio corpo. Tra l'altro questa retina mi svia tantissimo. Ma tantissimissimo. Sono confusissima. Allora, fammelo fare e poi vedo. Anche perché non è che... cioè, comunque ho intenzione di farlo piatto. Non è che ho intenzione poi di farlo tipo sfumato, che... solito piattume. Scava una specie di U tra la bretella e la linea del corpo.
Cioè qua. Aspetta. Ma tra l'altro una specie di U a destra o a sinistra? Tipo così? Così ma fatta bene? A sinistra? È che è difficile avere a che fare con me? No, ma non, no. Aiuto, Jack. No, quello è in ombra, eccola. Al contrario, quindi. Qui, forse, sotto. Qui. Ma anche di là? Che poi di qui è già più... Non so perché di qua è venuta più... Con più senso. Te ne do anche due di secondi. Continuo a colorare qua a caso. Nota bene, a caso. Come farlo implodere in 3, 2, 1. Poi per me anche tutto questo è scuro. In teoria. Io coloro. A massimo tolgo. Ah, tentativi. Nel disagio più totale. Adesso c'è Spike che sta praticamente, ha preso il foglio, ha disegnato le linee e basta. Talmente disperato e schifato da questa situazione. Sta facendo veramente così? E allora dammi il bigino, cioè non stare a scrivermelo. Povero Spike, cosa è costretto a vedere.
E stava pensando, ma è così facile, perché non capisce? Sono cose che ti insegnano a scuola. Evidentemente non le ho imparate. Ma no, io lo so, me lo sento, Melissa, me lo sento. Signorina, non posso allontanarmi un attimo che la sento autogiudicarsi. Sì, mi autogiudico, Leonida, perché faccio schifo. È che non sa scrivere, vabbè, dai. O forse sono io che non so capire. Il che è probabile, eh? Leonida, io avevo cambiato la playlist proprio per te. Ti prego, dimmi che va bene. È dall'inizio della live che sono disperata, che non ci sei. E non so se questa musica può andare bene o no. Va benissimo, attenzione, nevicherà, ha detto che va benissimo. Nevicherà. Ci creerei un tracciato su BTX addirittura? Ma pensa te. Sia per chat è difficile da spiegare. No, perché se io fossi imparata non avrei bisogno. Vedo io il colore del giubbotto a intermittenza, un'illusione ottica, un effetto voluto. In che senso intermittenza? Ha della trasparenza sulle maniche. Questo è. Signorina Discordia, perdoni la qualità. Io perdono. Vado a vedere.
Quindi tu mi proponi tre toni. Quindi essenzialmente quel tono che sto facendo io adesso sarebbe quello della parte scura scura. Giusto? O no? Quindi devo fare però scusa col collo se vuoi scurire di più verso destra ti serve un quarto tono, puoi farlo anche con tre. Allora perché guarda, secondo te è meglio che faccio un tono più chiaro o un tono più scuro? È bellissima sta playlist. Come se l'ama, signorina. Te la passo, Leonida. Te la passo. Come te la passo? Aiuto, Jack. Non so come fare a recuperare il linko. Perché se ti linko questa roba qui, ti linko la canzone. Vediamo se faccio. Ora parte doppia. No, ce l'ho fatta, allora. Questa qua. Clicca un po' lì. Anche il collo devi schiarire di più. Io farei un tono più chiaro dove arriva la luce. No, te l'ho linkata, Leonida. E ti spiego perché io la luce la voglio fare bianca. Cioè io voglio fare proprio il bianco a sinistra, dove è molto illuminato, proprio un filino di linea bianca. Hai capito? Quindi alla luce di questo. Questo terzo tono lo faccio scuro o lo faccio chiaro, tenendo conto che il mio tono più chiaro sarà il bianco. Per intenderci, faccio un esempio. Se ce la posso fare, Ma cosa sto facendo? Tipo. Sì, ora magari fatto bene. Capisce come ho fatto qua? Adesso ho fatto brutto. Adesso ho fatto brutto. Però ho capito. Aspetta che tolgo lo sfondo bianco. Cioè, capisci? Di conseguenza viene più scuro. Devi lanciare il bianco. Ma solo le parti davvero in ombra.
del lato destro. Quanta maestria sentivi discutere di ombre e luci dove io manco la mia retta sotto. Cioè, sì, Leonida, guarda, non pensare che io sia stato brava. Quindi faccio un tono più scuro. Tra l'altro adesso tra poco devo andare perché poi stasera ho anche le prove, quindi non posso stare granché. Allora, fammi decidere il tono. Credo che a sto punto, cioè, non ho fatto niente praticamente. Devo andare avanti sabato, per forza di cose. Comunque, senti com'è dinamica la composizione, cambia continuamente ma resta fedele al mood. Mi piace, ballichiamo anche sulla sedia. Anch'io ballavo prima, ma non diciamolo a nessuno. Allora, quindi deve essere un tono più scuro di questo, ma che non arrivi alla line art. Perciò, aiuto Zach, c'ho paura. Ah, quindi fermate. Faccio la line art più chiara. No, faccio questo più scuro. Perché è così difficile? Tipo così? Tra l'altro dove sto colorando? Dove sto colorando? Qua. Tipo così? Fa vedere? Allora. Tipo. In realtà andrebbe. Andrebbe tipo qua. Qua sotto. Non ce la faccio. Che brutto non essere capace di fare le cose. Così ci sta? Così scuro? Poi dovrebbe anche essere questo in realtà. E anche questo. Tutte cose fino a qua. Tipo fino a qua. Così. E poi tutta scura di qua.
Cosa aspetto? Cioè io sto guardando lo schemino che mi ha fatto, eh. Ad un occhio un esperto sembra finito, se ti piacerebbe, e invece niente. Ho sbagliato. Poi che signorina Secchi, sì. Lo sta aggiornando, oddio, paura. Beh, continuo a fare questa cosa qui. Bello che questo terzo tono, poi lo devo mettere anche sul viso. Ma stiamo calmi. Prima o poi ce la farò ad arrivare al punto della questione. È già tardissimo, non importa. Io fiduciosa ero. Brava, Melissa, tu balla nel dubbio. Quindi di conseguenza tutto questo braccio qui è scuro. Vero, falso, verissimo. Io dico no. Questo mi torna di questo colore. Allora, è subito night club e fumi viola azzurri, vero? Vero, falso, verissimo? Falso, vero, falsissimo. Dice che capito, si è anche commosso un po', bene. Penso anche qua, tra l'altro, di dover aggiungere roba. Cioè, nel senso qua. No? Tipo qua, per forza. Cosa ho fatto? Perché l'ho fatto? Non è meglio se faccio tipo e basta così? Ah, ho cancellato lì. No, però così segue solo i capelli. Sono confusa.
È commossissimo tenerello, bene. Meglio queste commozioni che le sue, Melissa. Quelle spesso sono d'arma contundente, esatto. È tutto molto difficile, comunque. Molto difficile. Molto. Perché, per esempio, se io questo altro tono lo voglio mettere sul viso, dove lo metto? Ne metto poco. Ne metto poco. Lo metto qua. Ho fatto uno schifo. Discordia. Dice pochissimo nella linea dei capelli. Questo schemino è molto complicato. Molto complicato. Quindi poco qua sotto. Tipo così? Facciamo così. Sbagliato. Dove ci sarebbe il nero nero tu metti il quarto tono, non dappertutto, solo dove effettivamente è più scuro, ok. Comunque, io devo andare per forza, perché dopo ho le prove. Cosa succede? Che cerco di finirlo sabato, quindi. Forza. Ma siamo già
a un punto forse, quasi. Tra l'altro sto vedendo adesso dalla live, non si va come prende corpo, esatto. Dalla live non si capisce, in realtà il colore è più vivido. Lo metto su Discord, faccio uno screenshot e lo metto su Discord giusto per farvi capire com'è. Farò questo screenshot, che mi servirà anche da copertina per quando lo metterò su YouTube. Mantenga un basso profilo. Aiuto, Zach. Va bene. Ti continua a piacere molto. Meno male, Melissa. Pensate se ti faceva più schifo. Allora, ci vediamo sabato alle 17. Non scordo Instagram. No, TikTok no. Ci vediamo sabato pomeriggio alle 17. Ok. E grazie Leonida per la sub, grazie ai nuovi follower e niente, buona cena, buona serata, grazie Spike per la pazienza e per i suggerimenti, santo subito, e niente, ci vediamo sabato, quindi adieu mes amis, adieu.